Chiaramente ci siamo svegliati alle 4 del mattino per colpa del jet lag, ma almeno possiamo ammirare il panorama su Panama poco prima dell'alba. Visto che mi chiedete sempre più di un video alla settimana, beccatevi sto episodio extra dedicato a Panama, dove ho organizzato il primo viaggio con gli iscritti del 2024. Panama non è soltanto punto di congiunzione tra due continenti, nordamericano e sudamericano, ma anche uno dei luoghi più strategici per l'intera economia globale, ovviamente per via dell'omonimo canale. Una meraviglia ingegneristica che, per raccontarvela, sono andato a vedere con i miei occhi. E sinceramente non è come mi aspettavo. C'è tanto da raccontare e vi porterò anche a spasso per Panama City e i suoi supermercati, perché vabbè, sono ossessionato, lo sapete. Quindi mi raccomando la crema solare, cominciamo subito dopo lo sponsor del video di oggi. Cioè, ho appena fatto un'integrazione di Air Up nella vita reale, ti rendi conto? Ho appena spiegato a quelli dei controlli di sicurezza come funziona Air Up, perché ci hanno bloccato, hanno preso la borraccia della Vale e le hanno detto: dove l'hai presa? Che cos'è? Come funziona? E ho detto: c'è dentro il coso all'anguria, tu bevi e l'acqua sa di anguria. Qui se non bevi svieni. La riempiamo alle fontanelle di acqua potabile che puntualmente dispensano acqua che ha lo stesso sapore di quella del fiume lento del Caneva di Inzago. Però tu ci metti il pod che vuoi tu e grazie alla tecnologia che sfrutta l'olfatto retronasale ha un sapore decisamente migliore, senza star lì a spendere soldi per le bottigliette di acqua in aeroporto, e hai anche un argomento per rompere il ghiaccio ai controlli di sicurezza. Comunque solitamente le bibite all'anguria iperzuccherate mi fanno vomitare, invece il pod anguria devo dire che è molto buono. Quindi amici, se volete provare Air Up, le borracce sono veramente molto belle e resistenti, non ho mai avuto problemi di perdite. Spero vivamente che facciano i pod al gusto durian. Con il codice BALINI10 avete il 10% di sconto fino al 31 di marzo. Grazie Rap e buona continuazione del video. Il centro storico è veramente bellissimo, tra l'altro a Panama City, e se non sbaglio proprio qui nella Plaza Mayor credo abbiano girato The Suicide Squad, l'isola fittizia di Corto Maltese in realtà è Panama. Ci hanno girato anche un James Bond e La Casa di Carta. Questa qua dove hanno filmato La Casa di Carta. Ovviamente ci siamo imbattuti anche in un negozio di cappelli di Panama, il famoso cappello di Panama, peccato che fossero made in Ecuador. È bellissimo questo ristorante, però c'è un casino tremendo, non sento i miei pensieri. Oddio, ogni tanto è meglio non sentirsi. Che è il coriandolo? No! Che è il coriandolo? Non ci ho pensato! E abbiamo pranzato direttamente qui al mercato del pesce. Adesso però è arrivato il punto forte della giornata, perché finalmente andremo a vedere quella meraviglia ingegneristica che è il canale di Panama, che rende conosciuto in tutto il mondo questo piccolo stato situato interamente su di un istmo. Che cos'è un istmo in geografia? Si tratta di una lingua di terra relativamente sottile bagnata dalle acque su entrambi i lati che unisce due grossi territori, come ad esempio due continenti. Avete presente l'istmo di Suez? Unisce il continente africano a quello eurasiatico. Ed essendo il punto in cui il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso sono più vicini tra loro, è da sempre il luogo ideale per tentare di metterli in comunicazione. Che bello sarebbe per le navi avere una scorciatoia che ti permetta di fare tipo dalla Cina fino al Mar Mediterraneo senza dover circumnavigare tutta l'Africa? Ecco perché è nato il canale di Suez, un alveo artificiale navigabile che per la modica cifra di qualche centinaio di migliaia di dollari permette di accorciare notevolmente i tempi di consegna del vostro pacco di Shane. Con i suoi 193 km e passa potete immaginare che la costruzione sia stata tutt'altro che semplice. Ci sono voluti 10 anni di lavori, migliaia di persone hanno perso la vita, ma è stato comunque più facile che realizzare il canale di Panama. L'ingegnere italiano Luigi Negrelli è l'autore del progetto del canale di Suez, ma a prendersi il merito della sua realizzazione è il francese Ferdinand de Lesseps. Quest'ultimo, fierissimo per il successo del canale appena costruito, decise che era ora di farne un altro anche a Panama, perché Panama è il punto in cui l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico sono più vicini tra loro. Ed è proprio qui a Panama che le navi che provenivano ad esempio dalla costa ovest degli Stati Uniti dovevano recarsi per scaricare le loro merci, trasportarle via terra, ricaricarle su un'altra nave che poi sarebbe andata in direzione della costa est. Attraversare gli Stati Uniti via terra non era semplicissimo, il trasporto navale è da sempre fondamentale per l'economia. Per fortuna che il buon Ferdinand sapeva come fare a risolvere questo problema. Era pronto a tagliare in due le Americhe, che diciamoci la verità sono posizionate in maniera un pochino scomoda, così verticali. Cioè, se tu vuoi fare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico e viceversa, a nord c'hai i ghiacci dell'Artico, a sud c'hai soltanto il canale di Drake, che non è proprio il mare più tranquillo del mondo, non so se vi ricordate la serie dedicata all'Antartide. Ci voleva un canale. Il problema è che il buon Ferdi approcciò questo progetto alla stessa maniera del canale di Suez: tagliamo tutto, riempiamo di acqua e mettiamo in comunicazione i due oceani. Volevi, mica puoi tagliare in mezzo allo spartiacque con
continentale delle Americhe come se fosse del banale deserto. I lavori non andarono a buon fine. Un sacco di lavoratori, per lo più provenienti dai Caraibi, persero la vita. Gestire quell'ambiente ostile con il clima poco favorevole, gli animali pericolosi, le malattie, il tutto era un po' impossibile. E infatti il progetto venne mezzo abbandonato. Il buon Ferdinand dovette dimettersi e al suo posto arrivò Gustave Eiffel. Ma non risolse la situazione, anzi la società fallì direttamente. Ed è così che il sogno andò in frantumi, finché non arrivarono gli Stati Uniti, che ovviamente, guarda caso, volevano mettere le mani su un ipotetico canale. Chiesero quindi permesso alla Colombia, perché al tempo Panama non era indipendente, faceva parte della Colombia. Quest'ultima disse ok, ma dopo cambiò idea. Soltanto che gli Stati Uniti ormai erano gasati, gli dissero ma siete sicuri che volete che mettiamo di mezzo l'esercito? No, fate pure. Anzi, Panama indipendente. Ed ecco che nel 1907 iniziano i lavori di costruzione del canale. Però questa volta, invece di fare come diceva il francese, pensarono di costruire un sistema di chiuse per sollevare le navi e farle passare all'interno di questo lago. Vedete che ha una forma un po' particolare, molto frastagliata, perché questo lago è artificiale. L'hanno creato posizionando un'enorme diga, hanno costruito la diga che era la più grande del tempo, per allagare un'intera valle, così da non dover scavare per tutto il tratto. Hanno risparmiato un sacco di vite, mi sa, facendo questa cosa, stravolgendo però l'ambiente. Quindi le navi entravano, salivano tramite le chiuse, passavano tutto il lago, scendevano tramite le chiuse costruite dall'altro lato, ed ecco che nel giro di meno di 12 ore una nave può cambiare oceano. Speriamo che anche qui non si incastri qualche nave e blocchi tutto, come è successo a Suez. Ovviamente anche qui bisognava pagare un casino, e il canale era sotto il controllo degli Stati Uniti, tant'è che al tempo figurava proprio come un territorio degli Stati Uniti, l'area del canale di Panama, anche se a un certo punto gliel'hanno riconcessa ai panamensi. Però lo zampino degli Stati Uniti si vede benissimo ancora oggi. Quello che solitamente non ti raccontano è come gli States abbiano trasformato il canale di Panama in una mega attrazione turistica. Un po' come la zona demilitarizzata in Corea del Sud. Praticamente appena arrivi ti ficcano in questa enorme sala IMAX con gli occhialini 3D per guardare un documentario di un'ora. A narrare tutto questo documentario c'è la soave voce di Morgan Freeman. Io non ho parole. C'è una nave in teoria che sta passando in questo momento. Se ci sbrighiamo riusciamo a vederla. C'è una nave container gigantesca che sta passando proprio in questo momento davanti a noi. Ma dai ragazzi, è qualcosa di immenso. Ci sono alcune di queste navi che riescono a trasportare fino a 13.000 container contemporaneamente, e se messe in piedi raggiungono quasi l'altezza dell'Empire State Building. Sono talmente grandi che nel 2016 hanno completato i lavori per allargare il canale di Panama, per farle passare, perché logicamente quando l'hanno costruito le navi a vapore che dovevano fare questa tratta erano molto più piccole. Questo qui è il sistema di chiuse e la nave si sta abbassando davanti ai nostri occhi, anche abbastanza velocemente. Cioè, se guardi con attenzione si vede proprio che si sta abbassando. Le navi possono aspettare anche 2 settimane per passare il canale di Panama, e comunque gli conviene aspettare qui piuttosto che fare il giro, perché ci metterebbero almeno 3 settimane, costerebbe molto di più, pensate anche a tutto il carburante, e l'economia del paese, l'economia di Panama ruota tutta attorno al canale. Comunque il canale di Panama è una meraviglia dell'ingegneria, interessantissimo da andare a vedere dal vivo, ma è anche estremamente importante per l'economia globale e molto molto a rischio. Ma ve ne parlo meglio nel prossimo video. Andremo a scoprire la foresta che circonda il fiume Chagres, che è quello che alimenta il lago dove passa il canale di Panama. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Adesso ci facciamo un giretto per la city e andiamo a vedere anche qualche supermercato. E rieccoci nel nostro fantastico ostello qui a Panama City. Abbiamo addirittura la vista. Direi che prima di proseguire con il nostro viaggio è arrivato il momento di andare a vedere cosa vendono nei supermercati a Panama. È veramente particolare come colori e come architettura, cioè molto scassata come città, però sapete che a me questi posti piacciono molto, e vi dirò, lo so che non c'entra niente, ma mi sta venendo voglia di andare anche a Cuba. Non sono mai stato a Cuba. L'unica cosa, a livello di sguardi e di gente, non so quanto possa essere effettivamente sicuro questo posto, quest'area, questa via. In compenso abbiamo trovato un bel supermercatone, El Macetazo, che sembrerebbe essere aperto. Noto che anche qui, come in Perù e altri paesi che ho visto nel centro e Sud America, hanno i mega bottiglioni di bibite, cioè fresca, bottiglione da 2,5 litri. Secondo me anche a Panama, come in vari paesi che ho esplorato, hanno un po' di problemi con le bibite zuccherate e gli zuccheri in generale, a giudicare da quello che vendono. Cioè, ma anche la Schweppes così grande, cioè penso che in Europa di sicuro non la
vendano. Ma no, 3,3 litri di succo d'uva. Oddio, che poi non è succo. Questa è ufficialmente la più grande che abbiamo mai visto. Oh, a sto punto fai una tanica. L'acqua dell'Islanda, l'acqua dei ghiacciai islandesi. Non l'avevo mai trovata al di fuori dell'Islanda, la trovo a Panama. Cioè l'acqua islandese con i vari sapori non l'ho vista neanche in Islanda. E poi ci sono tutte queste bibite della San Pellegrino che magari in Italia manco vendono, anche se è tutto scritto in italiano. Limone, menta, clementina, melograno e arancia. 1,77 per questo bottiglione di guaranà. C'è il Welsh, succhi in vetro, questo qua è gigante, barattolone. Taniche di succhi. Punch de frutas, 3 litri la bottiglia. Costa solo 1,95. 2,43. Queste qua sono tutte bibite in busta. Devi soltanto metterle nell'acqua, così non devi comprare appunto i bottiglioni da 3 litri. Comunque i prezzi esposti sono, c'è scritto B, sta per Balboa. Quindi la moneta ufficiale di Panama si chiama Balboa. Quando venite a Panama potete venirci con dei dollari americani che hanno lo stesso identico valore. Quindi tutti accettano i dollari americani, però se paghi tipo una roba da 4 Balboa con una banconota da 5 dollari, il resto te lo danno in moneta Balboa, anche se hai pagato in dollari. Quando viaggio ho sempre dei dollari americani con me in banconota nel portafoglio, perché è molto facile che li accettino, possono sempre servire. Ma quali sono gli stati che proprio utilizzano il dollaro americano? El Salvador, Ecuador, Timor Est, Stati Federati di Micronesia, Isole Vergini Britanniche e Americane, Guam, Isole Marshall, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Panama, Puerto Rico, Turks e Caicos e anche lo Zimbabwe. Cos'è questo brodo primordiale? Porotos, mamma lencia, salse piccanti, tutte bottiglie di condimenti strani. Li proverei tutti. Succhi d'arancia e latte in tanica come negli States. I peperoncini molto piccanti costano molto poco. Comunque c'è un odore che nella zona frutta e verdura non dovrebbe esserci. Cioè sembra di stare in una vecchia pescheria. Guardate anche i bustoni di patatine fritte surgelate quanto sono grandi. E qui c'è anche una pizza con real cheese, perché cioè, scusami, dovrebbe essere formaggio finto. La peperoni della Tonis, yuca suelta. Questa qua è yuca e la utilizzano per fare degli snack simil patatine. Usano il platano, che è questo qua, quindi trovi le patatine che in realtà è platano. E poi c'è anche la yuca, più o meno ha tutto lo stesso sapore perché è fritto. Vedi, questi qua sono i platanitos e li fanno col platano. Queste qua sono le yuquitas e le fanno con la yuca. Questo è aperto. Spiek. Comunque i prezzi non mi sembrano molto alti. Mi pare di capire che qui tu possa macinare il tuo caffè. Italian dressing, condimento italiana, come negli Stati Uniti. Poi di italiano non hanno niente. Ecco, se volete farmi uno scherzo, regalatemi questo o mettetemelo sul piatto. Il coriandolo in busta. Guarda, taniche di ketchup. Sembra olio motore. Madonna. Quasi quasi, sono meno di 100 ml. Sì, 90. 90 ml le prendiamo, ce le portiamo a casa. Dai. Queste due le prendo. Purtroppo sono riuscito a portare a casa soltanto una di queste boccettine, perché nonostante fossero meno di 100 ml, ai secondi controlli di sicurezza in aeroporto, perché ci sono appena arrivi e prima di salire sull'aereo, e questa cosa non ha minimamente senso perché ti fanno buttare una bottiglietta di acqua o di Coca-Cola che hai comprato in aeroporto, la tipa dei controlli mi ha visto le boccettine di vetro, nonostante fossero meno di 100 ml me le volevano buttare, io ho insistito e me ne hanno fatta tenere una. Questa cosa non ha minimamente senso. Il dulce de leche in busta. Perché prendersi della normalissima e banale Nutella quando puoi prenderti un po' di Fiorebella alla modica cifra di 1,79, sarà 1,50 euro questo concentrato di glucosio. Pensavo fosse tipico di Panama, invece è prodotto in Turchia. Ah, ma c'è anche la Choco E chiaramente la confezione è fatta per sembrare proprio un barattolo di Nutella. Allora, questo frigo da qui fino a là in fondo sono tutti Wuster. Guardate che roba, sono tutti Wuster. E poi arrivi verso la fine e trovi la mini ricotta. Bel gioioso. Non so se si vede dal video, ma il soffitto è completamente bagnato, è tutto pieno di goccioloni che a un certo punto cadono, infatti qua per terra è come se stesse piovendo all'interno. Molto bello. Da quel tocco tropicale al fare la spesa. Ancora Wuster. Ma perché ci sono così tanti Wuster? Tortillas de mais, arepas, yuca, empanadas, tutto già pronto. E in tutti i reparti ti propongono sempre di prendere un bel bottiglione gigante, un bicchierozzo di gelatina, bustoni di come si chiamano quei panettoni? Canditi. 600 grammi. E questa qui è uvetta. Potrei entrarci in uno di questi sacchetti giganti di patatine. Tubi di Pringles lunghissimi. E il mio avambraccio. Queste qua sono le confezioni di Pringles più strane che abbia mai visto. Sono tipo dei mini pacchettini fatti con la forma delle patatine. Pacchetti di patatine giganti. Se mangi un pacchetto intero di questi, ti si stacca la lingua.
Comunque c'è da perdersi dentro questo supermercato. Quasi quasi mi prendo questa bella bottiglia di spumante analcolico. Guardate, ci sono io astemio se bevo roba analcolica. Probabilmente se provassimo uno di questi strani, non so, energy drink o bibite del posto, ci verrebbe qualche bizzarro bozzo sul collo. Del dissetante cloro. Ancora non ho capito come mai qui la Kist sembra la Fanta, o la Fanta si chiama Kist, non capisco. Cioè mi sembra a tutti gli effetti una lattina di Fanta. Se la guardi con la coda dell'occhio non noti la differenza. Il brand Kist nasce negli Stati Uniti nel 1919, ma va fuori produzione nel 1965, soltanto che nel mentre era diventata popolare a Panama, e ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno mantenuto per parecchio tempo il controllo sulla zona del canale di Panama, quindi hanno portato sicuramente un sacco di prodotti. La Coca-Cola voleva spingere con la Fanta Panama, ma la Kist era troppo popolare, quindi si è comprata il brand e oggi la Kist è la Fanta panamense. Bello comunque trovare queste connessioni storiche anche nei prodotti del supermercato. Che belle, le mutande sfuse, le mie preferite. Cioè, un costume da bagno ti costa neanche 2 euro? Ma sono belle, cosa c'è scritto? Può provocare autocombustione. Ma non ha senso, ma pure prima delle casse ti mettono i booster. Io vorrei prendere questa bottiglia, non so cosa ci sia dentro, ma solo perché non ha l'etichetta, non so neanche se me la fanno comprare. Non ti fanno uscire se non prendi lo scontrino, e tutti gli scontrini vengono obliterati all'uscita. E c'è proprio scritto che se ti fai trovare senza scontrino ti becchi una multa. È arrivato il momento di assaggiare questa bottiglia di... Sa proprio di... Sapete cosa mi ricorda? Comunque la città ha il suo perché. Mi sta piacendo molto perché è bizzarra. El campeón, tu mejor opción. E poi a caso ti imbatti in uno Wendy's e in un KFC. Piuttosto che un fast food americano andrai in un posto come questo, dove con 3 o 4 balboa ti mangi un piatto. Ancora meglio un po' di street food. Guardate che bello questo barbecue sulla strada. E poi quando vuoi il dolce, con $2 ti prendi un bel ananas. C'è un sacco di musica, ma nessun turista in questa zona. Solamente noi. Confermo la mia impressione di prima, non sembrerebbe essere il posto più sicuro. Due signore hanno indicato alle ragazze di stare attente al telefono. Hanno fatto proprio segno che qui, insomma, potrebbero rubare i telefoni. Che vento! C'è anche il perro di Panama! Ragazzi, guardate dove vi ho portato, al mare! Ammettete che vi porto soltanto in posti veramente belli. Ma è mer, ma non è mare. C'è anche il micio portuale. No, comunque è carina questa zona qua. Tra l'altro alcuni ragazzi del gruppo sono andati a fare quella zipline che va da un punto all'altro di questo palazzone. Ovviamente, avendo paura delle altezze, ho preferito portare gli altri a fare il tour dei bassi fondi. Comunque, visto che Panama ha anche i suoi combini, vi mostro quello che vendono. C'è un sacco di roba strana, vendono veramente di tutto. Ci sono i nachos con il dispenser di formaggio fuso e gli hot dog unti che girano tipo quelli del Jet Market di Apu. Vendono la molisana, ma anche la parmigiana, hanno la Nutella, ma anche la Choco Hut, che tra l'altro è made in Italy. Ci sono le salse Boost, l'acqua San Pellegrino in lattina, anche il panettone e succhi che qualcuno ha già assaggiato. Questa è la versione panamense del tavernello. Bruschette chips, grissini, amor di pane e crostate florentinas, un sacco di nomi italiani, salsicce di pollo in scatola, che schifo, mucho nacho, ma soprattutto bottiglioni di acqua piovana, chiamata l'acqua piovana. Bello, questa cosa mi ha fatto molto sghignazzare. Amici, spero che vi sia piaciuto il video di oggi e vi abbia fatto piacere un appuntamento extra infrasettimanale. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Noi ci vediamo come sempre con un nuovo episodio lunedì alle 19. Ciao ciao.